Amici del bar del baseball, eccoci di nuovo qui per la seconda parte conclusiva del bar del baseball extra inning. Ora diamo subito la linea, finalmente la prima volta in studio, Davide Bartolotta per il punto di baseball.it. Bar del baseball, ben ritrovati anche da baseball.it. Una giornata interessante questa penultima del girone d'andata nel campionato di Serie A1 che consacra definitivamente le regine del campionato con Rimini e Bologna che prendono definitivamente il largo in testa con 11 vittorie ciascuno, staccando anche il Parma terzo in classifica. Vittoria fondamentale quella di Rimini che ha battuto nel derby abbastanza agevolmente in gara 1 la TA San Marino, scatenato Freddy Noghera 4 su 5 e anche Romero che ha finito nel box con un 3 su 4 e 3 RBI. Più stretta la vittoria in gara 2, ma insomma quello che contava per Rimini era vincere. Vittoria senza fatica anche per quanto riguarda il Bologna, che al Borghese contro il Lettuno Baseball City non ha problemi a vincere la gara 1 con una manifesta per 15 a 1 e gara 2 con un netto 12 a 5, dove spicca lo splendido cycle di José Flores, che insomma diciamo che si è preso la copertina di questa settimana con questa sua straordinaria prestazione in attacco. Un'altra vittoria fondamentale è stata quella del Città di Nettuno. Perché? Perché ha battuto una contendente per la zona playoff, aggancia San Marino che ha perso come detto con il Rimini e si attesta al quarto posto proprio a pari merito con i sammarinesi. Quindi questa vittoria contro Padova al plebiscito è di cruciale importanza per il proseguo del campionato del Città di Nettuno che può lottare anche nel girone di ritorno per il quarto posto che è l'ultimo valido per appunto accedere alla post-season. La squadra di Trinci non ha passeggiato contro Padova, insomma la partita era ostica, ha vinto 3-1 gara 1 e 7-4 gara 2. Adesso dovrà confermarsi sia nell'ultima d'andata che soprattutto nel girone di ritorno per cercare di avere la meglio soprattutto di San Marino che resta la squadra favorita per accedere ai playoff, anche perché avrà in line-up un giocatore come Chris Colabello a partire dal prossimo dalle prossime partite, il che darà sicuramente quel quid in più che è mancato all'attacco sammarinese in questa prima parte di campionato. Altra vittoria importante, anche se da pronostico, quella del Parma che batte Padule e si attesta solitaria al terzo posto. Diciamo che quasi blinda anche lei la post-season, scatenati soprattutto in attacco le bocche di fuoco del Parma. In gara 1 arrivano gli home run di Scalera, Sambucci e 2 di Mirabal. Gara 2, nonostante il punteggio ampio anche in questa partita, la gara resta in equilibrio fino al sesto con Rodriguez sul monte. Poi, quando cala Rodriguez sul punteggio di 2-0, si scioglie anche il Padule e arriva una vittoria per manifesta anche in gara 2 per Parma. Fondamentale l'ultima di ritorno perché? Perché tutti i riflettori saranno puntati sullo scontro al vertice tra le due migliori squadre del campionato, Bologna e Rimini. Poi anche il resto insomma, anche il resto del calendario è tutto da seguire in chiave playoff perché ci sarà la sfida tra San Marino e Padova, di cui vorrà sicuramente approfittarne il Città di Nettuno, che invece sulla carta ha lo scontro più facile, quello con il Padule. Chiuderà il quadro invece lo scontro tra il Parma e il Nettuno Baseball City. Grazie, grazie Davide. E ora, dopo aver sentito Davide Bartolotta, la linea alla donna del softball italiano, Cristina Pivirotto. Ben ritrovati amici del Bar del Baseball. L'ultima giornata del girone di andata della Serie A1 di softball consente una prima considerazione sui valori del campionato. Andiamo intanto a vedere cosa è successo in questo fine settimana. Il Bollate conclude in 9 inning totali le due partite con il Nuoro. Gara 1 termina in 5 inning, con 4 valide concesse dalla lanciatrice del Nuoro, Jeanine Petmechi, al suo primo contatto con il campionato italiano e l'aggiunta di 4 errori della difesa, il Bollate segna 8 punti. Dall'altra parte Sarapoli, come ormai d'abitudine, concede una sola valida al Nuoro, una base su ball e 11 strikeout. Finisce con il punteggio di 8-1 al quinto inning per manifesta superiorità.
Gara 2 si conclude dopo 4 inning, sempre per manifesta superiorità. Bollate segna 3 punti al primo inning e poi colpisce duro al secondo con 8 punti, dei quali 3 derivati dalla ex giocatrice del Nuoro, Amanda Fama, con un fuoricampo, che indirizzano decisamente la partita verso la vittoria del Bollate. 12-0 il punteggio finale al quarto inning. Revendors, Caronno e Saronno si spartiscono gli incontri della giornata. Gara 1 va al Caronno, che in 5 inning riesce a concludere la sua prestazione, una pedana di lancio che porta a termine un perfect game della collaborazione tra Michelle Floyd e Bianca Messina. Michelle Floyd, protagonista anche nel box di battuta, 2 su 2 e 2 RBI. Buone anche le prestazioni in attacco di Yurubi Alicart con un doppio e un triplo e Beatrice Salvioni, autrice anche lei di un triplo. Un Saronno che lascia completamente a zero ogni parte del tabellino di prestazione. La partita finisce con il risultato di 7-0. In gara 2 ancora Michelle Floyd a partire in pedana di lancio, mentre il Saronno apre con Nicole Botton. Sono loro a tenere in equilibrio la partita fino alla sesta ripresa, quando Valentina Lai segna grazie a un errore della difesa del Caronno. Poi Alice Nicolini per Saronno e Silvia Duro e Bianca Messina per il Caronno concluderanno la partita senza concedere altri punti. 1-0 il risultato finale, con il regalo al Bollate che rinsalda il distacco dal Caronno in classifica di girone. E in gara 1 tra Parma e Collecchio succede tutto nei primi 2 inning. In vantaggio il Parma alla prima ripresa e il Collecchio pareggia e supera alla seconda. Poi sono le lanciatrici Courtney Hoger per Parma e Courtney Birabella per Collecchio a gestire una partita senza più punti. Finale stretto 3-2 per Collecchio. In gara 2 punteggio ancora più stretto. Carlotta Mori per Parma tiene a zero l'attacco del Collecchio, che trova spazio solo con il rilievo Sara Riboldi. Dall'altra parte Natasha Blondi non è da meno della collega parmense e tiene bene per 5 riprese, prima di dare il cambio a Alessia Zavaroni, ottima in pedana, senza concedere valide. Quarta ripresa per segnare da entrambe le parti, ma poi è Collecchio che trova il via la via del secondo punto, che Parma non riesce poi più a pareggiare. Risultato finale 2-1 per la seconda vittoria del Collecchio. La classifica del girone A, il giro di boa, vede il Bollate in testa a punteggio pieno, seguito dal Caronno, quindi Saronno e Collecchio a pari merito, Parma e Nuoro a chiudere la classifica. Per il girone B, un pari tra le campionesse d'Italia del Forlì e le Metalco Thunders Castellana. Gara 1 è impostata sulla prova di Ilaria Cacciamani per Forlì, opposta a Rachel Knapp. La buona giornata dell'attacco del Forlì si manifesta fin dalla prima ripresa. La Knapp concede 14 valide che fruttano 10 punti per Forlì, grazie a una Annie Aldrete in ottima forma che si produce in un triplo e in un fuoricampo, ma anche Elisa Grifagno, Carlotta Onofri e soprattutto Beatrice Ricchi con un bel 4 su 4 e 3 RBI. La partita si conclude alla quinta ripresa con il punteggio di 10-3 e la manifesta superiorità del Forlì. In gara 2 è il nervosismo a farla da padrone. Ammende, espulsioni e squalifiche caratterizzano la partita. Parte Carlotta Onofri per Forlì, che verrà rilevata da un'ottima Ilaria Cacciamani alla sua seconda presenza della giornata in pedana. E Alessandra Accordi e Rachel Knapp sono le scelte della Castellana. Sono le prime 3 riprese quelle che determineranno il punteggio finale, prima che le difese facciano il loro lavoro di contenimento. La partita si conclude con il risultato finale di 3-2 per Castellana, malgrado i 4 errori commessi. Doppietta dello Specchia sul Bussolengo con la Sestese. In gara 1 Bussolengo parte con decisione e si porta in vantaggio. La Sestese risponde con quello che rimarrà il suo unico punto alla seconda ripresa, poi più nulla, mentre Bussolengo aumenta il suo bottino e conclude al sesto inning per manifesta superiorità con una successione di battute che non ammette repliche. Singolo per Ambra Collina, fuoricampo per Kelly Sheldon, triplo di Marta Gasparotto, doppio di Giulia Longhi. Risultato finale 10-1 per Bussolengo. In gara 2 è ancora Bussolengo a impegnare Chelsea Cohen sulla pedana della Sestese. Cerca il recupero la squadra di Simona Nava al secondo inning e al quinto, ma non basta per recuperare quanto già messo in carniere da Bussolengo. 5-4 il risultato finale e conferma della forza del Bussolengo in questa prima parte del campionato. Ancora una partita per parte tra Pianoro e Montegranaro. È McKenna Bull a sicurezza del Pianoro, è lei che lascia a zero il ruolino punti del Montegranaro. L'unico punto della partita al terzo inning porta la firma di Giulia Mattioli. Punteggio finale 1-0 per la vittoria del Pianoro. In gara 2 anche Luana Luconi e Kimberly Reader in pedana di lancio, ancora una volta come nella prima partita per Montegranaro, e Alice Ronchetti per Pianoro. Montegranaro subito a punti
per poi tornare a segnare la sesta ripresa. Un tentativo di risposta del pianoro, ma non basta a raggiungere le avversarie. Finale 3-1 per Montegranaro, la sua seconda vittoria in campionato. La classifica del girone B vede il Bussolengo stabilmente in testa a punteggio pieno, così come il Bollate nel girone A. Si dovrà aspettare il 1 settembre per la gara di Intergirone, che vedrà di fronte le due squadre più forti d'Italia in questo momento. Dopo il Bussolengo c'è Forlì, quindi Castellana, Pianoro, Sestese e Montegranaro. Bene, per questa settimana è tutto per il Bal del Baseball, Cristina Pivirotto. Grazie, grazie Cristina. E ora c'è lui, l'uomo della Serie A2, linea, ecco, Emanuele Di Nari. Com'è andata questa giornata, Emanuele? È stata una giornata che ha detto molto in chiave classifica, soprattutto nell'intergirone C e D, però partiamo in ordine da quello AB. Il Bollate ha vinto entrambe le partite molto agevolmente contro il Bologna, 9-2, 10-0, si è rifatta dalla batosta di Ronchi. Ronchi che a sorpresa ha ceduto una gara con un Codogno che sembrava un po' in crisi, 5-1 per la squadra lombarda in gara 1, si è rifatta con gli interessi e con lo stesso punteggio i Ronchi dei Legionari, vincendo 5-1 gara 2, mantenendo la testa della classifica. Testa della classifica a cui si avvicinano Castenaso e Redipuglia. Il Redipuglia vince entrambe le partite con un Torino ancora troppo altalenante in questa stagione, 4-0 e 7-2 in trasferta per la squadra friulana, mentre il Castenaso, dopo la settimana di stop forzato per l'impraticabilità di campo, con il Brescia vince due partite diametralmente opposte, 5-4 in gara 1, risolta nell'ultimo inning, e 11-1 per Manifesta in gara 2. Si rifà vivo il Cagliari, che perde gara 1 in casa per 5-0 con il Verona. Era la terza partita di fila in cui non segnava neanche un punto, mentre si sveglia con Del Toro sul Monte in gara 2, battendo domenica mattina i veronesi per 4-3. Chiude l'Intergirone la doppietta, la seconda doppietta del Bolzano, che dopo un inizio difficile da neopromossa si sta calando benissimo in questa Serie A2. Due partite tirate con un Senago, seconda in classifica nel girone A, 2-1, sempre Palumbo, ancora uno dei migliori lanciatori di questa federale, e 5-3, due belle gare che rilanciano il Bolzano addirittura in chiave playoff. Nel girone Intergirone CD è stato quasi un plebiscito per le squadre del girone C. Il collecchio nel big match contro il Macerata tra le capoliste del girone C e D ha avuto vita facilissima nel doppio confronto interno, 7-1 e 9-0 per la squadra emiliana. Il Macerata, che ha sempre mostrato un ottimo attacco finora, ha segnato solo un punto in due partite, mostrando ancora una volta il valore del collecchio, che è una delle serie candidate per il salto di categoria. Un'altra sfida era tra Imola e Viterbo, le seconde del girone, anche qui due partite con equilibrio solo nella prima, 8-5, con un Viterbo che è un po' in difficoltà nella partita di lanciatori italiani anche per molte assenze, mentre Ochoa è la seconda partita negativa, 12-2, sconfitta contro l'Imola, campione d'Italia, che è veramente in crisi e non ce lo aspettavamo all'inizio dell'anno. È il Grosseto, Grosseto che perde due partite casalinghe contro il Godo, 13-2, 12-3, scusate, in gara 1, partita senza storia, tirata alla seconda con Santiago sul Monte, ma per il Grosseto è notte fonda e i playoff stanno diventando anche abbastanza lontani, anche se c'è molto tempo per recuperare, mentre il Godo, la seconda doppietta consecutiva, sta facendo anche lei un bel salto in classifica su un girone C che vede 5 squadre, di cui 4 andranno playoff, quindi solo una resterà fuori. Adesso è il Sala Baganza, ma Sala Baganza che fa anche lei un'altra doppietta, 5 vittorie nelle ultime 6 partite, un Intergirone che sta facendo bene alla formazione partenza, 10-0 e 7-1 contro un Potenza Picena in leggera difficoltà come tutte le squadre del girone C, tranne il Nettuno. È la bella nota di giornata, soprattutto per noi, insomma, che siamo di Nettuno. Una squadra molto giovane, Squadra Emanuele. giovane, formata da tutti i giocatori nettunesi, vince contro un Modena che non è in un buon momento di forma, però è una squadra solida costruita per il vertice, in trasferta 4-1 e 8-6. Ottima la partita di Pecci, complete game in gara 1, che non concede praticamente niente alle mazze modenesi. Partita equilibratissima, risultata in break 8-6 in gara 2, e Nettuno che si rilancia al terzo posto
nel girone D di questa A2 che vivrà la penultima giornata di Intergirone la prossima settimana. Grandissima prestazione del lanciatore vincente Carlo Cianfriglia, Eh ragazzo sì, sono tutti giovanissimo. giovani, hanno un po' di difficoltà sul monte, come abbiamo sentito, come ho sentito da Fernando Ricci lo scorso weekend, quindi è una vittoria che ancora ha più peso in trasferta. Finalmente poi una trasferta tranquilla dopo tutto il macello che era successo la settimana scorsa. Grazie, grazie Emanuele. E ora linea al baseball per nome denti con Davide Morischi. Ben ritrovati amici del bar del baseball, a Death Training. Siamo qui per raccontarvi la nona giornata del campionato baseball Big C, ovvero il baseball per non vedenti. Fra l'asse Roma-Bologna si sono svolte quattro partite oggi, domenica 27 maggio. Allora, i vice campioni d'Italia, ovvero la Roma All Blinds, ha pareggiato a sorpresa contro la neocompagine sarda Turpo Scagliari 8 a 8. C'è da tenere presente che ai capitolini mancava un giocatore importante, ovvero Federico Barzani. Invece, nel pomeriggio, sempre a Roma, i Tigers Cagliari hanno giocato contro la Fiorentina, partita vinta dai toscani per 21 a 3. Invece a Casteldebole, a Bologna, stamattina gli Staranzano BXC hanno perso 7 a 17 contro i Bologna White Sox. Partita con tre fuoricampo, due di Berganti, uno di Bengue per i White Sox e dimenticavo uno per gli Staranzano del serbo Jordan Nikolic. Invece a seguire a Bologna nel pomeriggio i campioni d'Italia Paterini Malnate hanno giocato contro la neocompagine Umbria Reskins battendola per 12 a 2 per manifesta superiorità. I prossimi appuntamenti sono sabato 2 giugno a Perugia, gli Umbria Reskins contro i Turpo Scagliari. Invece a Milano, sempre il 2 giugno, i Tigers Cagliari contro i Lampi Milano. Domenica 3 giugno a Perugia, la Fiorentina BXC contro i Turpo Scagliari e a Milano i Thunders Fly contro i Tigers Cagliari. La classifica attuale vede i Patrini ormai saldamente al comando, seguiti dalla Roma Orblines, Lampi Milano e Brescia. Lotta al quinto posto fra Fiorentina BXC, Turpo Scagliari, Umbria Reskins e Bologna White Sox, che si è riavvicinata con la vittoria di oggi contro gli Staranzano. Invece, al nono posto sono gli Staranzano Ducks, pardon, BXC, decimi Tigers Cagliari e chiudono i Thunders Fly Milano. Per il Bar del Baseball, Davide Moreschi, ciao a tutti e buon baseball. Grazie Davide, questa volta la linea la passiamo a Virginia Cicone. Ben ritrovati amici del bar del baseball, ancora una trasferta per i Turpos che si recano in terra laziale per confrontarsi contro gli All Blinds. Quindi questo fine settimana i Turpos sono stati ospiti sul campo dell'Acqua Acetosa e si sono confrontati contro la squadra capitolina. Dopo la vittoria sul campo dello Staranzano della settimana scorsa, il coach Paolo Ciccone decide di schierare la stessa formazione. Lai esterno destro, Serra esterno centro, Pisu esterno sinistro, Romano interbase e Spiga in terza base. Difensore vedente Walter Ciccone e DH il solito presidente Giuseppe Tocco che si conferma una garanzia in battuta.
Partita molto combattuta fin dai primi inning e tenacia da parte dei Turpos che non si arrendono e riescono a strappare un pareggio alla squadra capitolina finora imbattuta. Infatti, fino a ieri, gli All Blinds erano primi in classifica a 1000 punti insieme con i Patrini Malnate. Partita durata 3 ore e 40, un clima molto torrido che ha provato entrambe le squadre. Per quanto riguarda gli All Blinds, il line-up era così composto: Soma Alfonso, Pierri Daniela, Cecchi Giuseppe, Napoli Giorgio, Abidi Mutie, De Cosmis Laura, difensore vedente, e Corazza Marco come coach. Grande prestazione da parte dei Turpos che continuano a combattere in questo campionato che li vede per la prima volta scendere in campo come neoformazione cagliaritana. Prossimo appuntamento ci vedrà impegnati il 2 e il 3 giugno sul campo del Perugia contro l'Umbria Redskins e contro la Fiorentina. Quindi speriamo che accorriate numerosi su tutti i campi che vedranno impegnate le squadre del baseball per ciechi. Vi auguro buon baseball e buon fine settimana a tutti. E dopo aver sentito da Cagliari Virginia, diamo la linea sulla nostra finestra sulla Major League con Andrea Tolla da Roma. Partita incredibile, quella giocata la notte tra domenica e lunedì tra Indians ed Astros in quel di Cleveland, e non solo perché gli oltre 27.000 spettatori giunti al Progressive Field hanno atteso 4 ore e 53 minuti per festeggiare la vittoria che ha consentito ai Tribe di pareggiare 2-2 la serie, ma per come si è andata dipanando la partita. L'ottavo inning si apre con i padroni di casa avanti per 3-2, ma subiscono ben 6 punti. E per un parziale di 3-8 che avrebbe spezzato le gambe a chiunque, ma non agli Indians che al nono inning hanno prodotto i 5 punti in grado di pareggiare la partita e portarla agli extra inning che alla tredicesima ripresa hanno visto un fuoricampo da un punto a testa e che al quattordicesimo inning, grazie al fuoricampo di Greg Allen, è riuscita ad orientarsi definitivamente per i padroni di casa. Gli Indians adesso conducono il girone. Motivo di interesse di questa sfida era lo scontro tra due mostri sacri del baseball nipponico, Tanaka e Otani. I due che si affrontavano per la prima volta negli States si erano già affrontati in Giappone nel 2013 e da allora Otani non era riuscito a battere una valida. La storia si è ripetuta la scorsa notte e Tanaka ha concesso una base per bolla, ma si è presa la libertà di eliminare due volte al piatto il suo rivale. E a seguito di questa partita gli Angels perdono anche gara 1 a Detroit, mentre gli Yankees perdono la prima sfida interna contro gli Astros e si allontanano ancora dai Red Sox, che adesso sono a meno 2. Boston, dopo aver vinto 2-1 la serie interna contro i Braves, apre vincendo anche la gara contro Toronto e guida la East Division di American League con 37 vittorie e 17 sconfitte, che è il miglior andamento di tutta la MLB. Gli Indians, che hanno vinto anche gara 1 contro i White Sox, con 27-25 guidano la Central Division di American League, con Detroit e Minnesota dietro di 3 partite e mezzo. Gli Astros, dal canto loro, si risollevano da queste due sconfitte a Cleveland con la vittoria in gara 1 contro gli Yankees e mantengono un ruolino che nelle ultime 10 partite recita 7 vittorie. Continuano a guidare la West Division di American League con un record di 35 vittorie e 20 sconfitte, con Seattle che insegue a meno 1 ribattendo colpo su colpo. Sono invece in flessione gli Angels che si allontanano a 5,5. A contribuire al momento negativo di Anaheim, la sfida è persa per 2-1, la serie è persa per 2-1 a New York contro gli Yankees. In National League prosegue il momento di gloria dei Brewers, che con 35 vittorie e 20 sconfitte hanno il miglior record del Senior Circuit. Milwaukee ovviamente è leader anche della Central Division di National, con 8 vittorie nelle ultime 10 partite, e sta distanziando gli inseguitori, con Chicago che è a meno 4,5 e St. Louis a meno 5.
nella East Division i Braves si riappropriano della vetta del girone, nonostante abbiano perso per 2-1 le ultime due serie a Philadelphia e Boston, e siamo 1-1 nella serie interna contro i Mets. Da segnalare che nel mentre i Phillies si erano riaffacciati in vetta al girone per la prima volta dalla fine della regular season del 2011, quando chiusero con 102 vittorie. Allora, dopo 49 giornate, erano 30 vittorie e 19 sconfitte, mentre quest'anno si sono fermati a 29-20. Il girone si è comunque ricompattato, con i Braves davanti a tutti con 31 vittorie e 22 sconfitte, seguito da Washington a meno 0,5 e Philadelphia a meno 1. Le 8 vittorie in 10 gare rilanciano le ambizioni di Los Angeles, che dopo il cappotto rifilato ai National vince per 2-1 le serie interne contro Colorado, che è ancora leader del girone, e a San Diego. E vinta anche gara 1 contro Philadelphia, ora il roster di Roberts è a meno 3,5 dalla vetta. I Rockies sono avanti con un record di 29-25, con Arizona ferma a 1,5 che tenta di riprendersi vincendo gara 1 contro Cincinnati, dove aveva avuto un break negativo di 9 sconfitte in 10 partite. Per il momento è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Grazie Andrea per il tuo contributo. Emanuele, ci apprestiamo all'ultima giornata, ma come l'ultima? È già finito il girone d'andata, è iniziato l'altro ieri. Ai ai ai, questo campionato cortissimo, peccato perché ci sono tanti grandi lanciatori e quindi il livello si fa interessante con tutti questi campioni. Comunque, vedremo come andrà questo big match tra Rimini e Bologna, e poi deve fare attenzione il San Marino. Sì, Rimini-Bologna è la partita che ruba l'occhio, perché tra le due capoliste dovranno giocarsi il primo posto nella regular season, e se lo giocheranno fino proprio all'ultima giornata, che sarà quella di ritorno. Però la partita più interessante è Padova-San Marino, perché San Marino non può permettersi altri passi falsi, perché Parma e Nettuno e Città di Nettuno hanno due partite facili. Sulla carta due partite da doppietta. Due doppiette. E quindi, insomma, il San Marino, se perde altre partite, si potrebbe trovare dietro. Certo che l'innesto di Crisco Labello, che sarà la vera stella di questa 1, un giocatore così, penso in battuta, erano anni che non si vedeva. 3 anni fa era stabilmente in major e faceva davvero male con la mazza dei Toronto Blue Jays. È un acquisto di grande valore, però il San Marino si deve svegliare un po' tutto. Hanno 5-6 giocatori in media sotto 210, che è qualcosa di strano per una squadra costruita per vincere. Parma e Città di Nettuno sono lì, e proprio Città di Nettuno, dopo la pausa che potrebbe far male a qualcuno, soprattutto a Parma e Nettuno, proprio che non giocheranno, Città di Nettuno, subito Parma e San Marino, che sono le due dirette antagoniste per un posto ai playoff. Quindi sono giornate chiave, il campionato, come tutto, è corto. Se non si poteva sbagliare all'inizio, figurarsi adesso che siamo davvero nel momento caldo della stagione. Va bene, amici del Bar del Baseball, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata, vi auguriamo di andare sugli spalti e tutti per vedere il vero spettacolo del baseball, perché il vero spettacolo si segue sugli spalti dei vari campi d'Italia. Tutte le partite, dalla Serie A alla Serie C, sono stupende, quindi voi che potete andate sugli spalti a tifare e vedere il buon baseball. Ringraziamo tutti quanti e cercate sempre di vivere il Bar del Baseball attraverso i social, la nostra pagina Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e il sito che cura il nostro grande Emanuele. Ringraziamo le frequenze di Young TV che ci permettono tutte le settimane di offrirvi questo spettacolo, e speriamo che voi gradiate. Buon proseguimento di serata a tutti quanti. Buonasera, ciao.